Ciao bambini, sono qua per raccontarvi una nuova storia. Ma chi c'è qua con me? Qua con me c'è Nella la coccinella, solo che è un po' timida e non si vuole far vedere. Proviamo a chiamarla tutti assieme? Al mio tre. Uno, due, tre. Nella! Salute i bimbi, Nella. Ciao bambini, ciao! Adesso vi racconto la storia. La storia di Nella, la coccinella. C'era una volta una bambina di circa 5 anni che amava le coccinelle. Le aveva scoperte un giorno in cui si trovava nel giardino di casa. Stava giocando con un bastoncino quando toccò qualcosa che vi si era posato sopra. Aveva le ali, il corpo di colore rosso con piccoli puntini neri e avanzava lentamente. Elisa, così si chiamava la bambina, cercò di prendere tra le mani, ma la coccinella fuggì e si nascose nell'erba. Non voglio farti del male, sono solo curiosa. È la prima volta che vedo da vicino una coccinella. Elisa avvicinò una mano e la coccinella Nella vi camminò sopra, ma a un tratto volò via per posarsi su un girasole. Perché scappi continuamente? Non vuoi fare amicizia con me? Sicuro, ma devo anche andare in cerca di cibo. Posso farti compagnia mentre mangi? Fai pure, non mi disturbi. Anche tu hai le ali, aggiunse la coccinella. Potremmo andare insieme di fiore in fiore, di giardino in giardino. No, mi dispiace, non so volare. Ma posso aiutarti a raggiungere i fiori più alti. Preso in mano l'animaletto, Elisa lo aiutò a raggiungere una bougainville che si era arrampicata lungo il muro del giardino. Vide la sua amica scomparire e riapparire fra i petali dei fiori. Ho fatto una vera scorpacciata. Questo grappolo colorato è colmo di insetti di cui sono golosa. Tu che fai? Chiese la coccinella. Se vuoi, ti faccio vedere dove vivo. Elisa portò la coccinella nella sua camera. Qui c'erano giochi e fiori finti che la bambina si divertiva a comporre con carta colorata e colla. La coccinella vi si posò sopra cercando il suo cibo preferito, ma non trovò nulla. Questi fiori sembrano privi di vita, non hanno profumo. Ma no, sono finti, esistono solo per bellezza. Potresti fare una coccinella finta anche per me? Ho voglia di avere una compagna. Ci proverò. Mentre l'insetto dormiva, Elisa creò con carta, forbice e colla una coccinella finta. Dopo poco la coccinella si svegliò. Fece un salto di gioia. È bellissima! Lo so che non potrò parlarci, ma sono felice lo stesso. Potresti tenerla qui con te. Quando verrò a trovarti, troverò anche lei. Elisa era felice. Posò la coccinella finta sui suoi fiori e insieme uscirono per fare una passeggiata. Da quel giorno, tutte le volte che Elisa entrava in camera e vedeva la sua coccinella di carta, pensava alla sua amica Nella. Allora, bambini, vi è piaciuta la storia? Guardate chi c'è qua con me. La nostra amica Elisa è venuta a trovarci e vi saluta. Ciao bambini, alla prossima!